Il 23 marzo a Monopoli, in Puglia, dopo anni, è stato finalmente arrestato un predatore sessuale, un molestatore seriale che dal 2011 ha terrorizzato e reso impossibile la vita e il lavoro di alcune dottoresse, guardie mediche, che malgrado tutto hanno continuato a prestare servizio notturno agli ammalati e ai bisognosi di cure. Ha appena finito di lavorare, Caterina. Eccola, è una donna piccola, forte, carica di umanità. Mi aspetta lì, sola, come è sola nel suo lavoro ogni notte. Io faccio la guardia medica notturna in provincia di Bari. Lavori di notte e sei stata molestata? Sì, è successo questo. Mi fai vedere dove lavori? Certo. Nella provincia di Bari c'è il più alto numero di violenze e aggressioni nei confronti delle guardie mediche. Da quanti anni fai la guardia medica, Caterina? Da sono 10 anni. 10 anni. Cos'è che ti gratifica di più di questo lavoro, dove i rischi sono tantissimi? Il grazie. Il grazie. E invece tuo marito che cosa pensa di questo tuo lavoro di notte? Perché non è facile per un uomo accettare che la moglie lavori di notte. Sì, non è facile accettare che la moglie lavori di notte e ha sempre il telefono, diciamo, sul comodino. È sempre in allarme, anche lui, soprattutto perché sa che cosa affronto durante la notte. Lavori con la paura, il terrore ad aprire la porta all'estraneo. Oltretutto noi andiamo anche a casa dell'estraneo, non sono la maggior parte dei pazienti che noi affrontiamo, non li conosciamo. Certo. Il 118 interviene nei casi più gravi, sì. Però interviene in gruppo e con dei mezzi. Okay. Noi siamo noi da soli con la nostra borsa, il nostro fonendoscopio, i nostri pochi mezzi. Arrivati alla guardia medica non c'è anima viva. Un'automobile solitaria incrina appena il silenzio. Allora, io esco dalla guardia e cosa incontro? Il nulla. Sì. Spesso questo portone viene lasciato aperto e quindi io mi ritrovo magari il paziente anche in piena notte alla porta che inizia a bussare. Senza poterlo vedere in casa. Senza poterlo vedere. Caterina, ti chiedo di tornare con la memoria a quella notte. Cosa è successo? Cosa ti ricordi di quella notte? Allora, verso le 21:30 chiamò un paziente, un utente della guardia, e mi disse che aveva un fortissimo dolore inguinale. Alle 22:25 si presentò quest'uomo in tuta da lavoro, lamentava questo dolore fortissimo. Durante la visita bloccò il mio braccio e la mia mano e voleva proseguire a modo suo l'esplorazione della zona. Ti assicuro che da quel momento al momento in cui riuscii a portarlo all'uscio per mandarlo via e aveva gli indumenti non al loro posto, non ricordo nulla. Non ricordo come ho fatto a farlo arrivare vicino alla porta d'ingresso. Quest'uomo si è fatto più vivo? Sì, quest'uomo ha telefonato più volte in guardia, si è ripresentato con la stessa modalità e l'ho tenuto sempre sull'uscio. Ma tu sei l'unica a cui è successo tutto questo? Purtroppo ci sono molte guardie in provincia di Bari che sono, io le chiamo only you, cioè sei tu da solo. Io ho denunciato questa cosa verbalmente sia ai miei responsabili di allora, sia ai carabinieri, tutti mi hanno dato la stessa risposta. E in fondo non ci è successo nulla. Ci sono volute altre denunce. Prima che si aprisse un'indagine, il molestatore venisse arrestato dalle forze dell'ordine, finalmente. Ma un solo arresto non basta, c'è molto altro da fare. Questo signore è comunque la punta dell'iceberg, perché noi, diciamo, viviamo situazioni imbarazzanti, chiamiamole imbarazzanti, sempre. Caterina mi porta a conoscere le sue colleghe, Claudia e Ombretta. Insieme ad altre dottoresse hanno creato un gruppo su WhatsApp per scambiarsi informazioni su pazienti sospetti o pericolosi. È un modo per proteggersi a vicenda.
Sì, pronto, Caterina? Pronto, ciao Ombretta, sei arrivata? Ciao. Sei con Claudia? Sì. Io sono qui sì. con Salvo, così gli raccontate anche voi le vostre storie. Ciao Ombretta, okay. Arriviamo, eh? Ciao, Salvo ciao, ti saluta. Sì. Ciao. Va bene. Ciao Ombretta, ciao ciao. Buonasera. Buonasera. Un saluto. Ciao, Ombretta. Ciao, molto piacere. Ciao, Caterina. Ciao, Ombretta. Ciao. Ciao, Claudia. La prima cosa che mi dicono, incredibilmente, è che c'è chi paga di tasca propria una guardia del corpo pur di lavorare in sicurezza. Io, sì, mi faccio accompagnare da un mio amico tutte le notti perché sono sempre sola. È una roulette russa ogni turno, ci si sente così. E quando ti chiudi quella porta alle spalle può succedere tutto. Perché siamo soli. Questo è il rischio principale, essere soli. Che esperienza hai avuto, Umbre? La più drammatica risale a qualche mese fa. Sono stata minacciata da un uomo armato, un uomo che richiedeva spesso farmaci antidolorifici e che non riuscivamo più a tenere a bada, insomma. Cioè lui voleva sostanzialmente dei farmaci non prescrivibili da te? Sì. O quantomeno con la frequenza con cui li richiedeva non era possibile. Quindi che è successo? È successo che non ha accettato ovviamente questo mio rifiuto della prescrizione e quindi mi ha mostrato il manico della pistola che aveva nei suoi pantaloni e mi ha chiaramente detto che mi avrebbe fatto fuori. E tu eri sola in quel momento? In sala d'attesa, per fortuna, erano giunte altre persone, forse anche questo è il motivo per cui lui era andato via. Mi aspettava sola, come ogni sera che andavo a lavorare. Ma perché se tutti sanno queste cose nessuno fa nulla? Noi stiamo tentando di avere delle risposte, ovviamente. Sono mesi che stiamo lottando. Qualcosa si sta muovendo, ma è ovvio che le risposte devono giungere dalle aziende sanitarie. Hai mai avuto la tentazione di dire basta? No, non ancora. Perché non mi arrendo. Sì, ho paura, faccio un lavoro rischioso, ma comunque è la professione che io amo. Mentre saluto queste donne, provo per loro un moto di riconoscenza. Malgrado tutto, mantengono una fede dolcemente incrollabile nel loro lavoro. Così invisibile, eppure così prezioso.